Grande Fratello VIP 7, l'opinione Isa sulla 20ª puntata. Ma che carini i concorrenti del Grande Fratello VIP 7 attualmente in casa che ieri sera si sono guardati la puntata completamente da telespettatori come noi. Pazzesco, oh, in 4 ore di puntata e nonostante in settimana sia successo di tutto con la casa spaccata. Liti infinite e gente convinta pure che sarebbe stata espulsa dei concorrenti ancora in gioco, si è parlato meno di quanto non si sia parlato del lavoro di Mehmet. Io davvero tremo all'idea di questo doppio appuntamento al sabato sera, perché con una puntata di 4 ore sabato e un'altra di altrettante ore dopo meno di 2 giorni. Non oso pensare alla mole di argomenti no sense che verranno trattati, cioè se sono capaci di fare una puntata basata sul nulla quando in settimana è successo di tutto. Figuriamoci cosa caspita si inventeranno dovendo coprire 8 ore di prima serata quando tra una diretta e l'altra i concorrenti non avranno manco il tempo di scannarsi. Anyway, la notizia è sicuramente più rilevante della pallosissima puntata di ieri. Notizia che sarà destinata a far discutere almeno da qui a Natale, è il rientro in casa. Come ospite per circa una settimana, di Ginevra Lamborghini. Ecco, allora, per me qui il discorso che ci sarebbe da fare è talmente ampio e ricco di sfaccettature che di certo non mi basterà questo articolo per spiegare appieno il mio punto di vista, ci si prova comunque. Di base io penso una cosa molto, molto semplice, il Grande Fratello deve smetterla di ergersi a programma in grado di dettare delle linee morali. Produzione, autori e via discorrendo devono proprio finirla di prendere provvedimenti basati sull'etica o rifilarci sermoni moralizzatori in prima serata. Perché il Grande Fratello è probabilmente l'ultimo programma al mondo a poter dettare una linea etica e morale. Mi spiego. Quel che stride nel rientro della Lamborghini non è legato al fatto che chi viene squalificato da un programma TV debba essere buttato in un cerchio infernale e vessato a vita. Quel che stride è che se quel programma, di fronte ad un caso che ha avuto rilevanza nazionale e che è finito a toccare temi sensibili come i disturbi mentali e il bullismo, ci rifila una puntata intera di discorsi improntati su etica e morale, se quel programma decide di squalificare una concorrente perché in base appunto alle regole morali valutate dalla medesima trasmissione, questa concorrente abbia trasceso, diventa poi una barzelletta coinvolgerla in ogni puntata. Sin dal primo momento successivo alla squalifica, e farla persino rientrare. Cioè, capite, io comprendo che televisivamente il rientro di Ginevra sia funzionale al programma sia perché la Lamborghini si porta appresso uno dei fandom più accaniti di questa edizione sia perché oggettivamente il suo rientro potrebbe smuovere tante dinamiche e regalarci un po' di sano pollaio tra le aspiranti signore spinalbese. Ma allora proponetevi per quello che siete, un programma trash basato su logiche esclusivamente commerciali in cui della morale ve ne sbattete altamente le bolasi e la usate come paravento per uscirvene da situazioni che smuovono l'opinione pubblica e vi costringono a fare e dire cose in cui evidentemente non credete. A me è questa cosa, e solo questa cosa, che infastidisce, e cioè la palese presa per i cool. L'aver preso un provvedimento che era un semplice specchietto delle allodole per zittire il pubblico in rivolta. Ma che di fatto era svuotato di ogni valore visto che concretamente Ginevra non è stata in alcun modo penalizzata ma anzi, paradossalmente, è stata premiata con molta più visibilità di tanta gente che è rimasta dentro la casa. Semplicemente non ha avuto alcun senso squalificarla, semplicemente è stata una presa in giro al pubblico. Personalmente avrei preferito di gran lunga che Ginevra rimanesse in gioco insieme agli altri e ci evitassero quella puntata piena di frasi e monologhi totalmente fini a se stessi. Io penso sia questo e solo questo il motivo della rivolta social che si è scatenata al momento dell'annuncio del suo ingresso. Penso semplicemente che gente adulta si senta infastidita ad essere trattata da deficiente in modo così plateale e sfacciato. Lo dico davvero, il Grande Fratello la smettesse di ergersi a giudice di etica e morale. Non fatelo più, lasciate correre tutto e alla fine lasciate il pubblico libero di giudicare. Sarà fastidioso vedere e sentire cose orribili, ma più fastidioso ancora è essere presi in giro e trattati da idioti face to face. Detto questo, comunque, e posto che tanto la Lamborghini ce l'hanno rifilata in tutte le salse dall'esatto istante in cui è stata espulsa.
Trovo che sia realmente più utile averla ributtata dentro piuttosto che continuare a condannarci ad assistere a quegli inutili e urticanti confronti in giardino. Protagonista per protagonista, almeno va là in mezzo e spero che Oriana Marzoli ci regali un po' di sano cinema trash venezuelano. Per il resto, questa edizione al momento mi annoia tantissimo, sembra di vedere un mix di uomini e donne e Temptation Island in cui gli unici argomenti sono le coppie. Le corna, le gelosie, i triangoli, cioè ma che due palle, noi vogliamo la gente che si scanna, santo oddio. Gli amorazzi ci stanno e devono fare da sfondo al programma, ma quello che vogliamo è la lite. Il pollaio, l'extension che volano, se devo parlare solo di loro vi voglio farlo con Queen Mary seduta sui gradini o Pippo Biscilla seduto sul tronco, a ognuno il suo grazie. Unico momento degno di nota della puntata ce lo regalano, as usual, le donne. Grazie alla clip in cui Nicolin Curvaia e Joelle De Donna davano della limitata mentale ad Antonella Fiordelisi con quest'ultima che ci ha regalato un dramma live in prima serata che manco James il 4 settembre quando venne mollata da George. A parte che gli autori palesemente non sono del mestiere perché si sarebbe dovuta buttare altra benzina sul fuoco mostrando il botta e risposta social. Con allegate minacce di querela, tra papà Fiordelisi e sorella Clizia, ma ho comunque amato come loro tre si siano prese la scena e ci abbiano mostrato quanto potrebbero essere più interessanti le dirette in prima serata se solo si provasse a parlare dei concorrenti effettivamente in gioco. Tra l'altro io morta dalle risate nel vedere Edoardo Donna Maria che ha sudato 26 camice quando è stato chiamato a dire la sua. Nella sua testa nel giro di 10 secondi avrà pensato a come fare per dire qualcosa che non lo facesse sembrare strono verso la sua fidanzata. Né verso la sua ex, e che non facesse incazzare né Antonella né Paolo Chavarro e Family. Col risultato che quando Alfonso gli ha dato la parola a lui era tipo: inutile dire che l'antipatia corrisposta che corre tra la Fiordelisi, e la Incurvaia e la De Donna è nota a tutti. Tutte si sono dette le peggio cose alle spalle, hanno mostrato solo una di quelle cose ma it's ok. Tutto va bene se è funzionale a creare delle polveriere. Assurdo che per tutta la settimana in casa non si sia parlato di altro che dello scherzo fatto a Charlie Gnocchi. La gente si è scannata, la casa si è divisa, Antonino e Alberto De Pisis hanno interrotto un'amicizia. E in puntata non si sia fatto cenno alla questione se non a luna di notte quando Alfonso ci ha detto che il Grande Fratello ha ritenuto che l'argomento non fosse così rilevante da essere affrontato in prima serata. Cioè capito, questi si sono scannati H24 per 7 giorni ma secondo gli autori era più interessante parlare di Gegia. Io questa edizione la trovo noiosissima e non sono realmente riuscita ad appassionarmi. Ma mi sembra anche palese che chi guarda solo le dirette su Canale 5, segua praticamente un altro programma rispetto a chi segue il live. Luciano Punzo eliminato e quasi mi dispiace un po' perché un paio di siparietti degni di nota ce li ha regalati. E aveva proprio delle caratteristiche involontariamente comiche stile Andrea Selletta che deve buttare un grido. Anyway, entro in modalità Mago Hotel ma sento di poter prevedere con una discreta percentuale di certezza che a breve riscoppierà magicamente il suo amore con Manuela Carriero. In nomination Charlie e Daniele Dal Moro e io ero già troppo morta di sonno per capire se questo televoto sia eliminatorio o meno. In ogni caso la sostanza non cambia. Voterò per salvare Daniele perché per quanto mi riguarda il fratello di Gene doveva stare a casa già da 2 mesi.